La prima cosa è che gli educatori credano in se stessi. L'educazione è un compito dell'umanità e non è un compito di un gruppo di specialisti. La seconda è quella di costituire una organizzazione ultracorporativa che li difenda. Quando dico ultracorporativo lo dico ironicamente perché purtroppo gli educatori sono esposti a tutti i venti.